3.300.000 firme raccolte in tutte le piazze d'Italia, nei banchetti d'Italia, in Emilia-Romagna, a Bologna, come a Catania, in ogni paese, per i tre referendum. Dottor Giove, come è andata a finire? È andata a finire che gli italiani a questo punto avranno l'opportunità di esprimersi su due dei tre quesiti referendari da noi proposti. Ricordo, sono 3.300.000 le firme raccolte in Italia, ma 670.000 sono state raccolte in Emilia-Romagna, una grande condivisione della campagna che noi abbiamo portato avanti e che proseguirà nella campagna elettorale. Adesso i cittadini italiani dovranno votare su due quesiti molto importanti, riguardano il lavoro, riguardano le condizioni del lavoro, in particolar modo riguardano l'abolizione dei voucher, che sono lo strumento attraverso il quale in questi anni, altro che far emergere il lavoro nero, si è inabissato il lavoro regolare, troppo spesso, e il sistema degli appalti, che riguarda milioni di lavoratori in Italia. Noi spesso parliamo di legalità, di come funzionano gli appalti in quanto tali, quasi mai parliamo di come le persone lavorano all'interno di quegli appalti, di che cosa succede ad un lavoratore coinvolto nella catena degli appalti, ad esempio quando il sistema di affidamento avviene con il sistema del massimo ribasso e non dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Bene, allora i due referendum ammessi, questo degli appalti e quello dei voucher, però diciamo pure che c'è stato qualche scontento, a cominciare dalla Camusso, per non parlare di Landini e per non dire che CISL e UIL hanno detto che proprio del referendum non importa niente. Ma guardate, quando una materia viene portata alla consultazione popolare, quindi viene portata al referendum, il tema, diciamo così, di chi è più o meno interessato nell'ambito delle singole organizzazioni conta molto meno. Io dico semplicemente questo: nella raccolta delle firme noi abbiamo trovato facilità di raccogliere le firme, una grande condivisione da parte delle persone, dei cittadini. Il tema dei voucher è un tema dirompente tra le persone, riguarda i pensionati perché vedono i propri nipoti non accedere al mercato del lavoro con delle regole, ma riguarda i pensionati anche perché lavorare con i voucher significa non versare dei contributi e quindi non riuscire a pagare le pensioni. E poi vogliamo dire una cosa: quei due quesiti non sono importanti solo per il valore che hanno in sé, sono importanti anche perché per la prima volta in questo Paese, dopo non so quanti anni, i cittadini potranno esprimersi dicendo se quel mercato del lavoro, se questo modello di lavoro gli va bene oppure no. Noi riteniamo che i cittadini italiani possano avere questa volta la possibilità di dire non ci va bene, vogliamo che le cose cambino. Dottor Giove, io ovviamente le ringrazio, dico sempre ai nostri interlocutori che sono sopra le parti, però io ricordo che un altro referendum promosso provocò la crisi e le dimissioni di Trentin, grande segretario generale della CGIL, Bruno Trentin, contro la presa di posizione dell'allora primo ministro che era Craxi sul discorso della scala mobile. Andò male alla CGIL. Quel referendum non fu promosso dalla CGIL, sempre per onore del vero e onore della storia. Certo, quel però provocò le dimissioni, per questo vorrei capire se andasse bene o se va bene, bene, ma se va male cosa fa la Camusso? Se va male discuteremo, ma secondo me il problema non è della Camusso. Il problema qui è di milioni di lavoratori. Io vorrei che per una volta in questo Paese si provasse a discutere dell'oggetto e non del soggetto. Che fine fa il singolo dirigente dell'organizzazione sindacale importa poco. Io voglio chiarire questo ai nostri telespettatori e in generale ai cittadini. Non si voterà sulla CGIL, si voterà su questo modello di sviluppo, su questo modello di lavoro. Vi va bene? Se vi va bene bisognerà votare no perché rimanga così, se invece non vi va bene bisognerà votare sì perché bisogna cambiarlo. Dottor Giove, intanto vogliamo dire ai nostri telespettatori, lei è neo segretario generale della CGIL nella regione Emilia-Romagna, le faccio tanti auguri, buon lavoro. Una grande responsabilità. È una grande responsabilità, così come faccio tanti auguri a Vincenzo Colla che ha partecipato a tante nostre trasmissioni perché è diventato segretario nazionale, confederale della stessa CGIL. Però, e qui vorrei poi fermarmi, ma nel caso in cui, certo, il referendum, il corpo elettorale chiamato il 50+1, poi c'è il discorso del non voto e c'è coloro che sono invitati a non andare a votare, ma le chiedo se nel frattempo ci fosse una modifica al sistema dei voucher, cosa possibile, il ministro Poletti l'ha detto,
Voi sareste d'accordo? Allora, intanto, la CGIL, insieme ai due referendum, erano tre, ha presentato al Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare, proposta di legge firmata da 1.300.000 cittadini in Italia. In questa proposta di legge, che è quindi la nostra proposta, noi non intendiamo solamente cancellare delle norme, intendiamo anche promuovere un progetto, c'è previsto anche il lavoro occasionale, perché il lavoro occasionale esiste, non cancellando i voucher. Secondo lei, i voucher debitamente usati, questa è la finalità con cui erano nati, per fare emergere per esempio il lavoro nero, certo, nel turismo come nell'agroalimentare, non era utile lo strumento? Non lo strumento dei voucher, perché è uno strumento che si presta... Quando voi l'avete usati, questi voucher, allora, erano utili o non utili? Certo, certo. Io insisto, noi prevediamo che il lavoro occasionale ci sia, perché non lo cancelliamo per legge o per referendum. Il lavoro occasionale esiste e va quindi regolato. Lo strumento dei voucher si è dimostrato uno strumento che non funziona, perché anziché far emergere, fa sommergere. Noi diciamo che bisogna contrattualizzare anche il lavoro occasionale. Il fatto che la CGIL abbia usato per dei pensionati i voucher, io so che poi l'argomento è interessante, fa gola, è no, ovvio. Perché dopo è c'è ovvio, stata una polemica ovvio, tra finire. Camusso e Boeri, non lo dimentichi. Insomma, Boeri, tra Boeri e se stesso più che altro. Boeri per, con Boeri. Però il tema è un altro, il tema è... E la CGIL ha utilizzato i voucher? D'accordo. La CGIL è un'organizzazione, può sembrare strano in Italia, ma è un'organizzazione che vuole cambiare le leggi e magari anche abrogarle, ma fin tanto che ci sono, bisogna utilizzarle. Le applica. Grazie, grazie dottor Giove, ancora buon lavoro. Adesso su questo tema, cari telespettatori, come su altri temi, le banche, Gentiloni, la legge elettorale, un confronto con i nostri protagonisti. Intanto partite con la sigla. E tocca ai nostri protagonisti affrontare i temi. Gentiloni, non quello del patto. Ci siamo riferiti a Gentiloni, bisnonno dell'attuale Presidente del Consiglio, Conte, lo ribadisco molte volte, di Filottermo, Cingoli, Macerata, che fu l'antesignano, anzi dei cattolici che entrarono in politica dopo il non expedit di Pio IX. È importante questo passaggio, quindi quel Gentiloni e il Gentiloni di oggi. Ma i temi sono proprio questi del lavoro, il prossimo referendum, legge elettorale, i rapporti con le banche. Cosa sta capitando nel rapporto tra democrazia e oligarchia? Perché sono temi molto interessanti, populismi, demagogia, riportati al giorno d'oggi. Dopo mi permetterò di presentarvi, non so se sia da queste parti, un bel libro uscito ultimamente, il cui titolo è Gli ultimi giorni dell'Impero Romano, che ci può aiutare. L'avvocato Pier Giuseppe Dolcini è un po' colui che insieme a me provocherà i nostri protagonisti, è un laborista, foro forlivese, il senatore Luigi Marino, sesta commissione permanente Azione Popolare, Finanza, Tesoro ed Industria, se non sbaglio, l'onorevole Giulia Sarti, seconda commissione di giustizia Movimento 5 Stelle, l'avvocato Jacopo Morrone, che è segretario nazionale Lega Nord Romagna, il dottor Luigi Giove, l'avete ascoltato poc'anzi, l'onorevole Enzo Lattuca, prima commissione Camera dei Deputati, il PD, Affari Costituzionali soprattutto. È venuto, si è ripreso? Buongiorno, non stava bene? Sì, tutto a posto. Tutto a posto. Alessio Grillini, NCD nazionale, Massimo Palmizio, segretario regionale Forza Italia, Emilia Romagna. Caro senatore Marino, ma cosa succede se entro giugno non vi siano elezioni politiche? Perché
tra aprile e giugno, così è la legislazione, dovrebbe svolgersi, se non mi sbaglio, dottor Giove, il referendum sui due quesiti posti dalla CGIL. Lei mi chiede sulla durata della legislatura o mi chiede sui referendum? Beh, però incide il referendum, certo, sulla durata della legislatura. Certo, no, sono due cose diverse, perché se si deve, se i referendum si svolgeranno, è giusto svolgere il referendum se non c'è un'interruzione. Se lei mi chiede qual è il mio parere sui referendum, cioè sui due quesiti referendari, il mio parere sarebbe quello di non arrivare al referendum attraverso una modifica precedente della legislazione che riguarda sia i voucher sia i subappalti. In caso contrario, se non si dovesse arrivare a questa modifica reale, sostanziale, ritengo che il mio gruppo, ma io in modo particolare, sosterrò la tesi che devono essere abrogati. La legislatura io spero che vada a termine. Io non sono uno di quei, per la mia attività precedente, io non parto dalla politica, parto da un altro mondo. Io non sono assolutamente dell'avviso che io debba essere un replicante di quello che avviene a livello nazionale, per cui a livello nazionale oggi, almeno fino all'altro ieri, prima dell'intervista di Renzi, la parola d'ordine era andare a votare. Io penso che invece le legislature debbono avere il loro svolgimento, iniziano e terminano, soltanto in caso in cui non ci sia una maggioranza omogenea, solo in quel caso il Presidente della Repubblica ha il dovere, credo, di sciogliere il Parlamento, ma dato che una maggioranza c'è, perché c'era prima e c'è adesso, è cambiato il Presidente del Consiglio come è cambiato in Inghilterra quando Cameron ha perso il referendum sulla Brexit, ma come in Inghilterra i conservatori non hanno detto immediatamente di andare a votare, così in Italia credo che rispetto alle cose che si debbono fare, rispetto anche alla drammaticità dei problemi che ci sono sul tappeto nel nostro Paese, si debba andare alla fine della legislatura, ovviamente in questo tempo, in questo frangente si può svolgere il referendum, così come si deve fare una nuova legge elettorale. Grazie, io sono convinto che in questo studio tra i nostri protagonisti ci saranno coloro che saranno d'accordo con lei, ma tra tanti probabilmente che saranno contrari, che vogliono andare a votare subito. Ma c'è chi è contrario per modo di dire. La sostanza è che la maggioranza del Parlamento, Camera e Senato, non è favorevole. Beh, non è assolutamente vero. Non è assolutamente allora, vero. Si è intromessa Giulia Sarti, Movimento 5 no, Stelle. Chiariamo le cose. Cioè, in questo Parlamento oggi ci sono quasi più di 23 sigle di partiti che non rappresentano più i cittadini. Questo è il grosso problema. Cioè, la maggioranza dei partiti presenti oggi dentro il Parlamento italiano, purtroppo, non corrispondono al voto che i cittadini diedero nel 2013. Perché tanti di quei partiti al tempo non esistevano. Pensiamo a Fratelli d'Italia, pensiamo ad ALA, pensiamo a tante sigle che si sono create successivamente. Allora, una legislatura è giusto che inizi ed è giusto che finisca quando il rapporto fra voto dei cittadini e parlamentari e rappresentanza è giustamente corrisposto. Se oggi tanti di quei partiti si sono smembrati, si sono appunto disgregati, si sono divisi e abbiamo un nuovo centrodestra che governa con il Partito Democratico, io voglio sapere quanti voti ha oggi il nuovo centrodestra se si presenta di fronte ai cittadini. Non penso che abbia una percentuale di voti così alta da permettere al nuovo centrodestra di governare questo paese con Alfano ministro degli esteri dopo essere stato ministro dell'interno e una Lorenzina alla salute o come tanto è stato in tutta questa legislatura, persone che, come ho detto, hanno sbagliato e non stanno pagando fra virgolette per i loro errori e per le loro responsabilità. Quindi questo secondo me è il grosso tema ed è per questo che noi siamo una di quelle forze politiche che sta chiedendo a gran voce di tornare a votare, perché sì, i cittadini devono decidere. Beh, e l'hanno già dimostrato il 4 dicembre. Voleva replicare? Sì, no, solo per dire che i 5 Stelle ritengono che il Parlamento sia come la borsa, cioè le azioni vanno a secondo la giornata, quindi una volta calano, una volta aumentano, se sono rispondenti ai valori iniziali. No, invece il Parlamento ha una durata, ha un inizio, ha un momento elettorale, quel momento elettorale assegna ai parlamentari, non ai partiti, ai parlamentari il potere di legiferare
e a quel punto il mandato parlamentare termina quando non c'è una maggioranza che sorregga un governo. Ma io voglio capire, ma che peso ha Grillini? Lei è molto alto, molto... l'NCD? L'NCD ad oggi viene stimato intorno al 4, comunque sia. Il discorso che fa l'onorevole dei 5 Stelle è un discorso che per me pare abbastanza assurdo, soprattutto per il fatto che non solo loro si muovono così, ma loro sono stati eletti su uno statuto molto chiaro che determinava certe regole, e questo statuto per cui i cittadini li hanno votati, oggi, passo dopo passo, attraverso varie consultazioni mediatiche, viene completamente distrutto. Vediamo il fatto, per esempio, l'ultimo voto, quando siamo andati a vedere, a distruggere quello che è anche il discorso degli avvisi di garanzia. Allora, cosa abbiamo detto? No? Che prima nessuno, c'era anche addirittura, secondo Di Maio, addirittura anche il pensiero della colpa poteva essere vincolante a non essere eletto, comunque a non essere degno di essere incaricato. Ora attraverso il web, per esempio, questo è stato tolto e via così. Quindi c'è questo atteggiamento di Grillo che è autarchico, oligarchico, Grillo, Casaleggio & Company, e la gente sul web, chi segue 5 Stelle, continua a votare e continua a dare un indirizzo che è completamente diverso rispetto all'indirizzo ideologico per cui i cittadini avevano votato il Movimento 5 Stelle all'inizio. Quindi se c'è qualcuno che sta cambiando man mano faccia, tipo Europa sì, oggi, poi dopo no, ma prima Europa no, tutti fuori, no? Cioè, quindi tutte queste cose sono veramente inconcepibili. Purtroppo la gente oggi è un pochino assuefatta, dà poco peso a queste cose, però politicamente i passaggi dei 5 Stelle sono incomprensibili. Grazie Grillini, che niente a che vedere con i Grillini. No, mi hanno rubato il copyright. Presto farò causa a Grillo e diventerò ricco. Avvocato Morrone. Avvocato Morrone. Beh, per noi la legislatura è terminata il 4 di dicembre con il quindi referendum. Quindi voi non siete più parlamentari? Io non lo sono, quindi non ho grossi problemi. Però effettivamente dal nostro punto di vista come Lega la legislatura è terminata in quella data. Gli elettori sono stati chiari, 60% della vittoria del no ha decretato la fine di questa legislatura, la fine di Matteo Renzi, che devo dire molto onestamente e correttamente si è dimesso, adesso forse ha un po' qualche grattacapo per la testa, e ha quello che era Gentiloni, doveva traghettare sostanzialmente il Parlamento, traghettare per una nuova legge elettorale per portare poi al voto. Noi siamo per andare al voto subito, con qualsiasi legge elettorale ci venga proposta, ma per dare la parola ai cittadini. Il quarto presidente del Consiglio non votato è uno scandalo. Non possiamo, condivido in parte la linea sui quali ci sono parecchi parlamentari, tanti parlamentari che hanno cambiato casacca, è un qualcosa che in un governo Lega non dovrebbe più accadere, perché secondo noi ci vuole il vincolo di mandato, cioè un parlamentare non può essere eletto in delle liste e poi per convenienza o per conservare la poltrona cambiare casacca, è una cosa che secondo me è inammissibile, ognuno di noi, ma è inammissibile dal comitato di quartiere al Parlamento, se si corre con una squadra puoi cambiare in corsa, e forse è troppo facile, banale, e cambia determinati equilibri, e spero di trovare la condivisione anche degli altri partiti o movimenti. A noi comunque interessano i temi chiari, quello del lavoro per tutti. È stato fatto un accenno prima ai voucher, io penso a una cosa, che sono strumenti che sono stati abusati. Pertanto un sistema come voucher, se usato, parzializzato in determinate situazioni, può essere anche utile. Quando c'è un abuso, quando si stravolge per quello per cui è nato, allora si passa, si scuola un'altra parte. Onorevole Lattuca. Sì, buongiorno a tutti. Intanto, dopo alcuni mesi di dibattito sulla Costituzione, vedo che chi ha difeso la Costituzione vigente o non la conosce o fa finta di dimenticarla, perché nella forma di governo parlamentare, e lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle, ci sta che dopo un avvenimento elettorale, un referendum come quello che c'è stato sulla riforma della Costituzione, non ci siano ripercussioni sulla durata della legislatura. E il teorema delle quotazioni variabili dei partiti non comporta lo scioglimento delle Camere. Lo scioglimento della Camera avviene a termine della legislatura se non ci sono condizioni straordinarie, ma è quello che ha detto il Presidente della Repubblica anche nel messaggio di fine anno, quindi non dobbiamo inventarci niente. E lo stesso discorso vale un po' per la Lega, che parla del vincolo di mandato, contrario a un principio importantissimo che è sancito all'articolo 67 della Costituzione, che è l'assenza di vincolo di mandato, e poi alla Camera
siccome era composta da 18 deputati, il gruppo della Lega, e per costituire un gruppo e avere finanziamenti bisogna arrivare a 20, ha accolto deputati di altri partiti per arrivare alla soglia di 20 e oggi sono 21. Quindi diciamo che la coerenza e lo studio della Costituzione che abbiamo approfondito in questi mesi evidentemente non sta producendo dei risultati dopo il momento elettorale. Io quello che dico è molto semplice. C'è la possibilità di continuare con questo governo, con la maggioranza che è la stessa identica del governo Renzi e con la capacità del Parlamento e del governo di rispondere a quelli che sono i problemi dei cittadini. Ci sono due questioni che sono state poste alla nostra attenzione dalla CGIL, ma vorrei ricordarlo, non dalla CGIL, dalla segretaria Camusso o dagli organi della CGIL, da 1.100.000 cittadini che hanno sottoscritto quei due referendum ed un terzo referendum che è quello che è stato dichiarato inammissibile. Io credo di sì. E in questo senso credo che ad esempio sarebbe un segnale positivo di rapporto sano tra Parlamento e cittadini, quello di raccogliere quelle che sono le istanze contenute in quei due referendum, voucher e responsabilità in solido sugli appalti, e la quindi di intervenire con una legge per affrontare quei temi, anche con la capacità che la legge ha, che il referendum non ha, di migliorare le cose, di correggere il tiro senza tagliare grazie, netto il percorso. Grazie, onorevole Lattuca, perché mi dicono che abbiamo al telefono l'onorevole Sandro Gozzi, che come tutti sanno, soprattutto in quest'area, questa regione Emilia-Romagna, in questa terra di Romagna, è un romagnolo di Sogliano, è stato riconfermato sottosegretario alle politiche comunitarie, così per capirci, dicono. Onorevole Gozzi. Buongiorno. Buongiorno. Tanti parlamentari qui con noi dei vari partiti per affrontare il tema che è quello del percorso non facile di questo governo. Non facile? Beh no, non facile perché non è facile la situazione italiana e per quanto riguarda non è facile la situazione europea. Ricollegandomi a quanto diceva giustamente il collega Lattuca, il governo sta lavorando in questi giorni proprio sui due punti a cui lui faceva riferimento, perché è chiaro che dobbiamo anche lavorare per riallacciare un dialogo con le forze sociali, con i sindacati, e credo che le critiche su alcuni aspetti dei voucher abbiano un fondamento. Penso ad esempio all'edilizia, penso a una durata forse che può prestarsi ad abusi, e questo è già un primo intervento del governo su cui stiamo lavorando. Io avrei tanti temi da sottoporle. In questi giorni Trump succede ad Obama, in queste ore Davos in Svizzera vi sarà il forum internazionale, il WEF, il World Economic Forum, per la prima volta parteciperà il presidente della Cina, Xi Jinping, però Trump non si fa vedere. Qui c'è un tema che è quello anche dell'Europa, l'Europa nei confronti degli Stati Uniti, il problema del protezionismo che è molto pericoloso, onorevole. Ma sono tanti punti interrogativi sulla nuova presidenza di Donald Trump. C'è una certezza, l'Europa dovrà svegliarsi finalmente, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, perché è chiaro che Donald Trump ci dice in maniera più diretta, più brutale, quello che già Obama ci aveva detto, e cioè che gli Stati Uniti non sono disposti a continuare a pagare molto per la sicurezza europea quando gli europei fanno poco, e questo deve essere un incentivo a fare di più insieme, a spendere meno e meglio insieme per assicurare la nostra difesa e la nostra sicurezza. Pensate che come europei noi spendiamo il 50% di quanto spendono gli Stati Uniti per la sicurezza, però abbiamo il 10% dell'efficienza, quindi è solo una cifra su cui dobbiamo lavorare. L'altro aspetto è la questione commerciale globale, internazionale. Credo che a Pechino siano molto preoccupati per quanto sta dicendo Donald Trump, credo altresì però che come europei noi dobbiamo imporci di più, per come l'Italia in questi due anni del governo Renzi ha detto in tutti i modi a Bruxelles, per tutelare le nostre imprese, per tutelare i nostri standard sociali e ambientali rispetto a un partner imprescindibile per, penso solo l'export nostro come la Cina, ma anche molto, molto difficile, e credo che anche la questione della richiesta dei cinesi dello status di economia di mercato, noi siamo contrari e come europei dobbiamo fare molto di più perché i cinesi rispettino pienamente quegli standard a cui essi stessi si vogliono vincolare
nel momento in cui vogliono fare pienamente parte del commercio internazionale. Certo, certo onorevole, che lei con il governo Gentiloni tutti insieme, forse il paese ha un cammino non facile in questo 2017, a prescindere dal fatto Trump, ma Francia, Germania, Olanda che andranno al voto, il referendum in Italia, un cammino erto di ostacoli. Guardi, io certo, io non credo mai che le elezioni siano un ostacolo, non credo che lo siano in Francia quando arriva la scadenza naturale o in Germania, non credo che lo sarebbero in Italia se ci fossero le giuste condizioni a partire dalla legge elettorale per andare a votare quest'anno. È evidente però che sono delle elezioni su cui ci sono delle sfide molto 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 difficili, con forze distruttive anti-europee, penso a Marine Le Pen in Francia, ma penso anche alla sfida a destra che Angela Merkel si trova a dover affrontare con Alternative für Deutschland. A maggior ragione dobbiamo dare delle risposte più efficaci in materia di crescita, in materia di unione sociale, abbiamo un'unione economica, un'unione monetaria, dobbiamo costruire un'unione sociale europea e questa sarà la proposta del governo italiano il 25 marzo di quest'anno. È così che si combattono, secondo me, le forze anti-europee, cambiando l'Europa e dimostrando che abbiamo un programma nettamente alternativo e molto più efficace per soprattutto la crescita, la lotta contro la disoccupazione e, lo ripeto, sicurezza e protezione. Io credo che quello che nel 2017 dobbiamo fare come politica del governo italiano all'interno, a partire dalla lotta contro la povertà, ma in generale come politica europea, sia quella di costruire una politica delle sicurezze, delle protezioni, perché la gente ha paura e preoccupata, in parte, in buona parte ha ragione, e noi dobbiamo essere pronti a dare delle risposte di questo genere anche sulla scena europea. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie a voi e saluti a tutti i colleghi. Grazie, grazie. Trasmetterò sicuramente questo saluto. Però qualche giorno fa, proprio in questa settimana, non so se casualmente o in misura studiata, dopo questo intervento dell'onorevole Gozi, voglio riferirmi a queste due interviste che sul Corriere della Sera Berlusconi ha rilasciato e su invece la Repubblica ha rilasciato il presidente, ex presidente del Consiglio, oggi segretario del PD, Matteo Renzi. C'è stato un tratto comune? Dunque, parlo io. Certo, sì. Dottor Palmizio. Allora, intanto una precisazione che lei mi consentirà è che deriva dalla sua citazione delle commissioni permanenti d'appartenenza dei miei colleghi parlamentari. Io sono nella quarta commissione difesa come segretario, così avete il panorama completo, ecco, del nostro lavoro. Per le due interviste io dubito fortemente che siano state concordate, ovviamente, anche perché i due giornali di quella importanza difficilmente si dividono il pubblico dei lettori prendendo un leader da una parte e un leader dall'altra. Per quanto riguarda invece i contenuti di quelle due interviste sono molto, molto differenti fra di loro. L'unico punto di contatto che io vedo, perché Berlusconi parla del paese, del futuro, di Forza Italia, delle elezioni, della legge elettorale, dell'economia e parla anche della sua azienda quando cita Vivendi con Mediaset. Renzi invece quasi fa finta, secondo me, di aver compreso gli errori che ha commesso prima. Faccio un esempio: quando il dirigente della CGIL ha detto che questo referendum, ammesso che si faccia, non si vota sulla CGIL, ma si vota sui contenuti dei quesiti, dimostra di avere un contatto con la realtà diverso da quello di Renzi, invece, che diceva che il referendum era su di lui e non però, tanto sulla situazione. Non per contestare quello che le dice, il sindacato è una cosa, un segretario, il presidente del Consiglio un'altra cosa. Io non difendo nessuno, però è ancora peggio. Stiamo attenti alla equivalenza. È ancora peggio. Detto questo, Renzi fa un esame di coscienza e dice che deve andare sul territorio, più cuore, meno slide, quindi parla ai suoi. Berlusconi parla di un progetto che è diverso. Il progetto di Renzi è relativo al suo partito fondamentalmente e poi dopo eventualmente. La cosa comune forse è quella che Renzi per la prima volta dice che non è interessato alla data del voto, che quindi non è un problema andare a votare, sicuramente è meglio votare il prima possibile, ma in ogni caso non c'è questa urgenza. È la prima volta che lo dice e quindi questo è un fatto positivo. Bene, avremo modo poi di riprendere il tema. A questo punto
pensato proprio di fare questo primo giro, di affidare all'avvocato Dolcini quasi un super partes questo tema. Siamo al governo Gentiloni, Gentiloni Paolo, il quale è pronipote di Paolo Gentiloni, quello che nel 1913 firmò il famoso patto Gentiloni tra cattolici che come uscivano... Lo fece, non fu mai firmato. No, no, fece. Lo propose perché poi la firma non fu la sua, però da quel tempo, 1913, dopo il periodo dell'Unità d'Italia 1861, Porta Pia 1870, non è spedito Pio IX finché si arriva a Leone XIII con la Rerum Novarum, ecco, fatto questo percorso fino a Pio X. Questi sono i tempi nei quali si cala Paolo Gentiloni, l'allora Paolo Gentiloni. Prego, dopo aver ascoltato questo primo giro, avvocato. Ho ascoltato con attenzione e devo dire che mi sono anche divertito, ed è positivo che parli dopo i vari interventi che ci sono stati. Quando Pier Giorgio Valbonetti mi propose questo titolo di questo ping pong, Gentiloni... Non quello del patto, ma io l'avevo interpretato come una sorta di intelligente provocazione giornalistica e direi che è così sostanzialmente, perché fra quel Gentiloni di allora, del 1913, che propose un patto a Giolitti e ai liberali che dovevano in qualche modo ospitarlo nelle loro liste, è un Gentiloni che va inserito nella storia del movimento cattolico post Unità d'Italia o poco prima dell'Unità d'Italia. È il figlio di quella storia, e quella storia è la storia del non expedit, e il non expedit vuole dire sostanzialmente non usiamo e non siamo d'accordo di usare l'espediente di inserirci nelle liste di persone che la pensano diversamente da noi. Perché? Perché noi siamo convinti che il Papa, e questa è una espressione propria di quel periodo, no, della Breccia di Porta Pia, che il Papa sia prigioniero nel Vaticano. Quindi da questo punto di vista né eletti né elettori. Questa era la filosofia politica di quel momento storico, e Gentiloni, quello del patto, si inserisse in questa filosofia politica, che nello stesso tempo, con l'Opera dei Congressi, con Toniolo, con Romolo Murri, con il modernismo, che il primo decennio del Novecento, è sintomatica della situazione sociale, ma anche di esigenze politiche e sociali generali, e non solo del mondo cattolico. Perché è una congerie politica, quella della seconda metà dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento, che vede anche il mondo cattolico, l'Opera dei Congressi, Toniolo, ma soprattutto spaccarsi è una parola sbagliata, discutere sulle posizioni sociali e sulle ingiustizie sociali, soprattutto con una discussione molto accentuata che portava lo Stato liberale. E Gentiloni si inserisse in questa congerie politica e ne dà una certa risposta, a mio avviso molto parziale. Parziale soprattutto perché? Perché la risposta completa del ruolo del mondo cattolico all'interno della società italiana arriverà la dà dopo. Nel 1919. Arriverà Sturz. Dopo. E giusto perché è importante anche per i nostri protagonisti, sembrerebbe, ma soprattutto per voi telespettatori, inquadrare questo tempo, questo tema. Abbiamo detto 1861, 1870, Pio IX, Leone XIII, Pio X, perché Pio X si inserisce nel superamento in questo senso qui. Ma siamo 1913, e quindi la grande battaglia tra interventisti e non interventisti, attenzione, nella quale si inquadra Benito Mussolini, la storia, bisogna che noi la ricordiamo, perché dal 1915-18, la famosa prima guerra mondiale, 1922, la marcia su Roma, i cattolici, il ruolo dei cattolici, il prima del conseguente al non expedit, successivamente poi l'entrata in campo, lo scontro. Caro avvocato, perché nasconderlo? Non lo scontro, ma differente visione tra Paolo Gentiloni, ecco che ritorno, Romolo Murri.
Romolo Murri? Chi è? Vogliamo per semplificare dire cattolicesimo democratico e cattolicesimo liberale? Però se vogliamo... Poi l'entrata in campo di vogliamo, Don Luigi Sturzo, sì, eccetera, De Gasperi, eccetera. Però questa è la storia. Poi? Però a mio avviso questa è una storia che ha dei legami molto temporali con il periodo in cui è stata vissuta questa fino a Sturzo. La storia più interessante anche ai fini odierni e della politica di oggi del movimento cattolico è quella che nasce con il Partito Popolare di Sturzo e che prosegue poi con l'esperienza della Democrazia Cristiana, di cui a mio avviso dei 50 anni o 40 quelli che sono di esperienza governativa e politica della Democrazia Cristiana, a mio avviso bisogna dare una visione completa e diversa da quella molte volte che si dà all'occupazione del potere o il radicalismo oppure il favorire questo o quell'altra corrente politica. Guardi che alle nostre spalle c'è un volto che lei conosce probabilmente, lì c'è Lapira, Moro e Dossetti, mi pare. Ma io credo che se noi vogliamo dare una valutazione che può servire anche per l'oggi della storia politica del Movimento Cattolico, bisogna che diamo una visione storica completa dei 40 anni della Democrazia Cristiana. Era proprio perché, non per uscire fuori dal seminato, perché se voi immaginate tutto ciò si concatena, attenzione, perché non stiamo dando un valore storico a quello che potrebbe apparire semplicemente oggi una carella parlamentare, politica, eccetera. Poi bisogna andare a scavare, capire perché siamo arrivati all'oggi. Parleremo dopo, devo andare in pubblicità per far riprendere tutti loro. Parleremo dopo anche con loro di cosa vuol dire oggi esercizio della democrazia. Attenzione, che è molto importante tornare forse indietro, ecco perché mi sono permesso di dire gli ultimi giorni dell'impero romano. Vado molto indietro. Pubblicità. Avvocato, l'ho interrotta. No, io dicevo che quello che oggi è la a mio avviso risulta come la caratteristica fondamentale in negativo della vicenda politica attuale è l'assenza di quello che normalmente è stato considerato il pensiero cattolico democratico. Io non lo vedo, non lo sento, lo ignoro anche nelle presenze dei vari partiti che pure tutto sommato potrebbero accogliere al loro interno esponenti di questa visione culturale del mondo. E allora io faccio alcuni riferimenti e dico qual è stato il momento e quali sono state le caratteristiche fondamentali del governo democratico cristiano e della presenza cattolica in Italia. Che non sempre coincidono. Che non sempre coincidono. Ma la Carta Costituzionale, parecchi costituenti e parecchi studiosi di diritto costituzionale dicono che se c'è un vincitore finale da un punto di vista culturale del dibattito all'interno dell'Assemblea Costituente e della formazione della Carta Costituzionale, questo vincitore è il pensiero democratico, cattolico-democratico. L'idea dello Stato pluralista e l'idea dello Stato comunitario è propria del pensiero cattolico-democratico. E c'è stata... L'esempio migliore è questo della Carta Costituzionale. Se noi guardiamo non solo la prima parte della Costituzione, ma anche la seconda parte della Costituzione, è improntata a questo pluralismo dei poteri e pluralismo delle organizzazioni sociali, di quello che l'articolo 2 della Costituzione chiama le formazioni sociali. I cosiddetti corpi intermedi. I cosiddetti corpi intermedi. E poi c'è stata l'esperienza, a mio avviso, trascurata, ma importantissima, del primo centrosinistra. E poi la visione politica di Moro. Questo vuole dire il governo, questo vuole dire la politica. Ecco, oggi, a mio avviso, manca questa visione d'insieme, manca questa visione di carattere allora, politico. Allora, questo che è un interrogativo che potrebbe apparire così ininfluente, lo diventa e come in questo senso? In un certo passaggio l'avvocato vorrebbe tirarci per i capelli quando ci porta a considerare il referendum, il tema del referendum, la Costituzione. Io probabilmente ritengo, dopo aver sentito tanti in giro per le nostre redazioni e guardando un po' il disorientamento dell'opinione pubblica, sembra che stiamo navigando in questo periodo, dopo il naufragio del 4 di dicembre, il no al referendum,
un mare aperto, però stiamo galleggiando. Rubo, caro senatore, un'immagine a Buzzatti nel deserto dei Tartari. Siamo tutti là in attesa che arrivi il nemico. E se arriva, quando arriva, non si sa. È un tempo sospeso questo o no? No, io non credo che ci siano delle cesure. Non ci sono dei momenti che si separano dell'altro. C'è un primo tempo, un secondo tempo diverso dal primo. No, no, c'è sempre una continuità, una logica nelle cose. Noi più ci allontaniamo dal dopoguerra, e ormai sono 70 anni, e più dimentichiamo che cosa è stata la ricostruzione, che cosa è stata anche la carta costituzionale, ma anche forse è giusto che sia così, perché vengono affiorano altri problemi. Chi è che poteva pensare ai fenomeni migratori, chi poteva pensare alla globalizzazione soltanto qualche decennio fa? Quindi è giusto che ogni stagione, come dire, che ogni generazione viva la propria stagione. Oggi c'è una nuova generazione, ci sono nuove generazioni che vengono, e lo dimostrano anche i parlamentari, sia alla Camera che al Senato, e hanno altre idee, vengono da mondi diversi. Io quindi non vedo assolutamente, se non per una provocazione giornalistica, una vicinanza tra i problemi del Gentiloni patto a Gentiloni d'oggi. Me lo consentirete, per me sono cose completamente diverse. I problemi di oggi sono completamente diversi da quelli precedenti. Là c'era una lotta dura, accesa, che addirittura portò al fascismo, di separazione, di rottura tra cattolici, tra liberali e tra socialisti. Qui i problemi sono oggettivamente diversi, non voglio tirare in ballo ancora il populismo, il leghismo, tutto. Però è chiaramente un altro contesto. La diaspora cattolica è ormai terminata. È vero che Mattarella proviene da un'esperienza cattolica, altri, però come dire, ne vedo la fine, ne sto vedendo la fine, pian piano si esaurisce, perché sul palcoscenico arrivano altre forze, altre generazioni, altri elementi. Quindi dobbiamo abituarci anche noi che il tempo che ci distanzia dal dopoguerra ci porta cose completamente diverse. È un po' come la tecnologia, come avviene nel mondo delle imprese. Oggi fare impresa è totalmente diversa da come faceva un'impresa 20 anni fa, forse addirittura 10 anni fa. Quindi dobbiamo cambiare anche noi nell'approccio, e non ci può essere, ripeto, separazione. C'è una continuità, ma una continuità che fa in modo che le stagioni cambino, e quindi dopo una primavera arriverà l'estate, poi arriverà per la nostra economia, per la nostra politica, una stagione completamente diversa. Quindi sotto questo profilo sono ottimista. Non penso che aspettiamo un esercito invisibile che occuperà la ridotta del deserto dei Tartari. Beh, onorevole Lattucca, lei è uno di questi esponenti giovani, mi sembra di ricordare, è stato il più giovane parlamentare quando ci furono le elezioni del Presidente della Repubblica, eletto segretario, giovanissimo parlamentare, come peraltro Giulia Sarti e molti altri. Siamo tanti. Che ormai sono passati 4 anni, quindi... Sono tanti 4 anni. Si invecchia più in fretta. Ma al di là di questi dati, tornando alle parole dell'Avvocato Dolcini, io credo che sia riscontrabile nella politica oggi l'assenza di quelle visioni politico-culturali che hanno determinato invece altri periodi della nostra storia repubblicana, e non solo quella repubblicana. Non credo che si possa però riferire questa caratteristica del nostro sistema politico solo al pensiero cattolico e democratico. Io pongo alcune questioni che secondo me rimangono, da per chi osserva la politica, anche ad esempio nel campo di che cos'è oggi la sinistra e come si rappresenta oggi quello che è il pensiero, la storia della sinistra, dopo il crollo delle ideologie, ma di fronte comunque a disuguaglianze che crescono nelle società odierne. Così come credo che una domanda a cui si dovrà trovare risposta nel nostro Paese è se può esistere, che spazio ha un centrodestra o una destra liberale, conservatrice, non a trazione leghista-lepenista, che è una tipologia di destra. Io non la giudico, è legittima secondo me, la Lega Nord la porta avanti, ma c'è da chiedersi se esiste spazio per un altro tipo di destra, vogliamo definirla più europea, più
diciamo, simile ai conservatori degli altri paesi europei. Io credo che queste caratteristiche, queste forse anomalie del nostro sistema politico ce le porteremo dietro e ci accompagneranno per lungo tempo. Quello che vedo come unico parallelismo, forzando un po', tra il Gentiloni del 1913, quel patto, e la condizione attuale, o una delle possibili sviluppi della condizione attuale, è il seguente. Volgarizzando quel passaggio storico che in realtà nella giornata di oggi è già stato affrontato in maniera abbastanza approfondita, si può parlare di un tentativo di allargare l'intesa e di costruire quasi un argine, includendo nella vita politica un pezzo importante della società, quello del mondo cattolico, che ne era escluso, e si può intravedere in quel patto Gentiloni una sorta di innuce, di grande coalizione, naturalmente facendo uno sforzo anche qui di provocazione, di andare oltre quelle che sono le differenze tra le situazioni. Ecco, io non so se, e non so se tale cosa è auspicabile, forse no, questo ritornare di Gentiloni sotto altra generazione nella storia d'Italia possa essere l'anticipazione di una stagione di questo tipo, ovvero sento dire andiamo al voto ma non è importante con quale legge elettorale si va. Io credo che sia importante, perché in questo contesto politico di cui abbiamo parlato il rischio è che si vada a votare prima o dopo, qualche mese prima o qualche mese dopo. Sappiamo che comunque tra 12 mesi il voto o c'è stato o ci sarà, insomma, perché la legislatura finisce, i 5 anni si conclude in ogni caso, e rischiamo di avere 2 scenari. O una grande coalizione obbligata, perché unica soluzione per governare il paese, o una condizione simile a quella della Spagna, in cui per diversi mesi non c'è stata appunto la possibilità di costruire il governo. Quindi io credo che il meccanismo elettorale e la forma elettorale siano importanti e non trascurabili, perché se è possibile fare un tentativo per evitare questa situazione, che non significa costruire una legge elettorale per far vincere Tizio, Caio, per favorire quella forza politica o l'altra, ma cercare di costruire un sistema elettorale che consenta di evitare o di diminuire il rischio di trovarsi in quella condizione il giorno dopo le elezioni. Altrimenti saremo andati a votare, ma la mattina dopo ci troviamo con gli stessi problemi? Beh, io do subito la parola, innanzitutto perché parliamo di larghe intese, e questo è stato evocato proprio dal Presidente Berlusconi qualche giorno fa. Però per i nostri telespettatori, voi sapete che molte volte, e mi rivolgo a voi, dopo soprattutto il referendum del 4 dicembre, con due riferimenti. Non so se i nostri protagonisti accetteranno questa provocazione. Ci sono due frasi popolari. Vittoria di Pirro. Pirro vinse la battaglia, poi fu annientato dai Romani. Re di Prussia, si dice, il re di Prussia, che è un'altra frase che tiene conto di ciò che sta accadendo, secondo me, in questo contesto storico attuale. E qui si pone il tema, lasciamo stare Vittoria di Pirro, il re di Prussia. Qualcuno lavora per il re di Prussia. E quando dico questo, forse non ce ne accorgiamo, ma il tema posto dal presidente Berlusconi con la sua intervista al Corriere della Sera, sto arrivando, probabilmente un po' tutti si sta lavorando per il re di Prussia. D'accordo, sì. O no, dottor Palmizio? Ma il re di Prussia bisogna capire poi chi sia, in realtà, perché si riferisce a qualcuno. Io volevo però prima fare un passo indietro. Fra il bisnonno Gentiloni e il bisnipote Gentiloni attuale, io l'unica cosa che vedo di comune è il cognome, perché i paesi storici sono completamente diversi. Vorrei ricordare anche che l'accordo, non firmato mai, ma fatto fra Giolitti e Gentiloni, derivava anche dal fatto che nel 13 si votò per la prima volta col suffragio universale, anche se soltanto maschile. E questo obbligava, avendo il maggioritario secco a un turno, obbligava a fare una coalizione molto più ampia. Tant'è che i liberali con i cattolici, il movimento democratico loro, prese la maggioranza assoluta. Luigi. Assoluta alla Camera, giusto per fare un ricordo. Quanto al discorso dell'avvocato sulla mancanza dei cattolici liberali in politica, non è che c'è la mancanza, non c'è più un partito cattolico, quindi non c'è più la DC. I cattolici liberali sono presenti in tutte o quasi tutte le formazioni politiche e si vedono spessissimo all'opera,
su certi temi. Ad esempio, si vedrà entro breve, quando arriverà in aula il disegno di legge sul fine vita, si vedrà chiaramente che rappresenta i valori cattolici in Parlamento, perché so che hanno già presentato almeno 3.000 emendamenti e quindi come tali vedremo chi sono i firmatari, quali sono i temi e vedremo che cattolici liberali in politica ci sono. Quanto a una cesura fra un sistema e l'altro dopo il 4 di dicembre non la vedo neanche io, non fosse altro perché il governo Gentiloni è la fotocopia del governo Renzi, tolto Renzi. Renzi si è dimesso, giustamente, ha fatto bene, ma il governo è uguale a prima. Si nota forse un cambiamento d'atteggiamento di questo governo rispetto a quello precedente. Diciamo in un paio di ministeri, fondamentalmente il ministro dell'Interno sta affrontando quello dell'immigrazione, per ora solo a parole, in maniera diversa, facendo anche un pochino il ministro degli esteri, visto che è andato lui in Libia a trattare per gli accordi. Rilevo che il ministro della difesa attuale e anche precedente ha improvvisamente dichiarato che un grande successo della politica internazionale mondiale è stato il summit di Pratica di Mare in cui la Russia partecipò alla NATO e che un grande risultato di politica internazionale per l'immigrazione fu l'accordo che presidente Berlusconi, Pratica di Mare prima, e l'accordo con Gheddafi per la Libia ha bloccato quasi completamente l'immigrazione. Quindi noto un cambiamento d'atteggiamento del Partito Democratico. Per quanto riguarda quello che dichiara Berlusconi, noi sappiamo perfettamente che si può andare a votare quando si vuole, nessuno delle elezioni ha paura, ci mancherebbe altro. Però non si può andare a votare senza una legge elettorale che consenta di sapere, non dico in anticipo, ma di far comprendere che se qualcuno ha la maggioranza governa, se la maggioranza non c'è bisognerà trattare. Bene, la ringrazio. Siccome uno dei nostri compiti, al di là dei confronti anche accesi che noi evitiamo, è quello di far capire la gente. Allora, io fino a questo minuto ho capito questo, che Movimento 5 Stelle, peraltro ho conosciuto questo parere dai grandi media, Movimento 5 Stelle e Lega Nord sono per andare al voto comunque sia con qualunque legge, eccetera. No. Mentre rilevo... No. Aspetti, no, dopo mi dopo dirà, chiariamo. Andiamo al voto subito. Sì. Mentre Azione Popolare, NCD, lo stesso PD si è interpretato, al di là delle differenze introdotte in questi giorni, e Forza Italia sono per dire fermi tutti, il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto legge omogenea, Senato, Camera, eccetera, per cui aspettiamo che venga fuori la legge. Tra l'altro fa qualche settimana, fa qualche giorno la consulta dovrà dirti con quale legge. Però qui allora introduco l'altro termine, caro dottor Palmizio. Ho l'impressione che ciascuno di voi applichi il detto Cicero pro domo sua, cioè Cicerone per se stesso, per la propria causa, Pratica di Mare, il discorso Putin e quell'altro. Cioè, ciascuno di voi, ecco, guardiamo in faccia la realtà di questo nostro paese. Davos, l'ho detto all'inizio, ci pone al 27° posto tra 30 paesi a livello mondiale. Ma guardiamo le cose come stanno. Io con l'avvocato mi confronto molto spesso, lo dico a posteriori, prima non potevo, ma l'Italia sta naufragando, secondo me, poi voi siete parlamentari, avete una visione, questo periscopio che gira continuamente, sta naufragando, gli altri paesi stanno correndo, noi siamo fermi, questa è la verità. Può piacere o non piacere. Giulia Sarti, cosa ha combinato Grillo in Europa? Davvero una brutta figura. Lei non faccia il Cicero pro domo suo anche lei. Dica le cose come stanno. Come ha detto Fico, che ha detto abbiamo sbagliato a Roma, abbiamo sbagliato in Europa, abbiamo sbagliato con il nostro interno lì, come lo chiamate, l'accordo interno per cui 250.000 euro a fronte, che lei conosce come me, riminese, è venuto qui, ha detto che non se lo sogna proprio per nulla di versare i 250.000 euro. Mi risponda, perché questi sono i temi che interessano la gente, insomma, non fate. Mi dispiace Valbonetti, ma su questo la smentisco. Questi non sono i temi che interessano la gente. Perché quello che interessa la gente, prima di tutto, sono i temi di cui, che sono stati posti prima. Il lavoro, il referendum che ci sarà tra il 15 aprile e il 15 giugno, le leggi fratricide che sono state fatte in questo paese, come quelle sulla scuola o sulle imprese, e le condizioni di un paese che è allo sbando, e tutto ciò che bisognerebbe fare per migliorarlo. Quando invece si pensa di più a trovare 20 miliardi per MPS e non a risolvere i problemi delle persone. E quando si chiede di pubblicare le liste dei debitori che hanno dei Monti dei Paschi di Siena, queste non vengono pubblicate, quindi le dobbiamo leggere sul Sole 24 Ore, sul Corriere
Corriere della Sera, in parte, ma il governo dice che l'emendamento del Movimento 5 Stelle che chiede trasparenza non deve essere avallato. Detto questo, su quello che succede in Europa e sugli accordi, sulla proposta di alleanza che era stata fatta, non ci sono problemi a rispondere e lo abbiamo già fatto. Noi, le alleanze in Europa sono completamente diverse dalle alleanze in Italia, perché in Europa, al Parlamento Europeo, servono le alleanze proprio per cercare in qualche modo di contare qualcosa. Contare qualcosa significa avere la possibilità di essere relatori di determinati report, poter avanzare delle proposte nelle commissioni, avere diritto di parola, cose che in Italia, in Parlamento, sono ovviamente le garanzie anche già predisposte per il gruppo misto. Perfetto. In Europa non è così, quindi ciò che le volevo dire è che questa nostra proposta di alleanza con ALDE, che ovviamente è stata rifiutata dall'ALDE stesso, era semplicemente un tentativo di era un tentativo per sperare di contare di più in un gruppo politico più grande. Ora, questo non significa diventare europeisti, perché noi il nostro programma ce l'abbiamo ben scritto ed è lì dove lo abbiamo sancito nel 2014, referendum consultivo, come già è stato fatto in passato, per chiedere agli italiani se vogliono rimanere o meno nell'euro. Dico solo un'ultima cosa sulla legge elettorale e chiudo. Dopo me lo dice, perché voglio capire. Dovrò lasciarvi perché ho degli impegni da prendere, sta roba sulla legge elettorale. Voglio invece sapere su sta roba di questa figura, perché la chiama, no, è tutto legittimo, non è una figuraccia, ma l'abbiamo spesa tutti noi. No, ci abbiamo messo la faccia come italiano. Non sto dicendo che non è una figuraccia, dico che la colpa è di chi quell'accordo non l'ha voluto sottoscrivere e degli altri, poi ha fatto saltare tutto all'ultimo secondo. Prego, tutto qui. No, vabbè, in questo momento qua parlare di 5 Stelle è un po' come sparare sulla Croce Rossa. Io non parlo in questo momento qua, c'è Affronte che è parlamentare romagnolo, che ne ho letto i giornali di ieri, quindi non commento, perché capita poi all'interno di ogni movimento o partito che ci siano dei problemi. In questo momento i 5 Stelle... No, ma in questo momento vi vedo abbastanza in difficoltà. Al mio collega, le dichiarazioni di Affronte mi sembra che abbia detto... di andare in un altro Non mi auguro che di avere i miei figli siano mai governati da un governo 5 Stelle, cioè questo è stato eletto al Parlamento Europeo 5 Stelle, quindi mi fermo qui. La cosa che invece mi preoccupa un attimino di più, io forse ho una visione che è fuori dal Parlamento, perché come segretario sono solo in mezzo alla gente, nelle mie segreterie e nelle piazze, e vi dico una cosa, non c'è nessun cittadino che mi parla di legge elettorale. A nessuno interessa, mi dispiace anche sentire l'onorevole Nattuga, che è stato uno dei più giovani parlamentari, parlare di sistemi, come governa, chi governa. Cioè, secondo me noi da fra virgolette politici giovani che si occupano di politica dobbiamo pensare ad altro, quelli che sono i problemi della gente, e in questo momento qua i problemi della gente sono altri, sono il lavoro, sono le imprese che delocalizzano, sono questa accoglienza pietosa che non può continuare in questo modo. E mi faccio riferimento, visto che siamo in località di Cesena, alla situazione di Borello, dove ci sono comitati civici, non di leghisti, non di populisti, comitati civici dove fanno parte bambini, genitori, famiglie, dove si vedono arrivare dalla mattina alla sera presunti profughi o clandestini che se li mettono nei centri storici. Sono questi i problemi di cui io mi sento parlare. Per questo io dico che in questo momento qua la legge elettorale poco importa, non perché non conosca la legge elettorale o mi sia qualche difficoltà la Costituzione. Quando sento queste persone che vedono un parlamentare cambiare casacca, quasi gli fa schifo, e hanno ragione. Sì, ma li accogliete voi quelli che cambiano casacca? Io non accolgo. Se il Presidente del Consiglio, come diceva il parlamentare Palmizio, ha fatto insieme alla Boschi, per rilanciare, perché lo abbiamo capito tutti, una promessa dietro l'altra, al che ha detto cambio la Costituzione se no me ne vado, e poi voleva quasi quasi rimanere lì, cioè era, scadevamo, succedeva quello che è accaduto, il paese non è più di E ma di BB, cioè siamo stati declassati, le 3B. Dall'altra parte sono ottimista e chiudo velocemente. Sono ottimista perché vedo che il sistema di sinistra sul territorio romagnolo si sta disgregando. E quando vedo poi, quando si governa con Verdini, con Scelta Civica,
con una cozzaglia di partiti e movimenti, pur di governare, vi assicuro che il leghismo, il populismo, tutto quello che ci dicono, noi siamo per i problemi della gente, noi siamo in piazza insieme alla gente e penso che questo, che forse era una prerogativa, e lo dico con onestà, fino a 15-20 anni fa, della sinistra non sia più una sua prerogativa, anzi, sia di altri movimenti e partiti che non sono la sinistra, che invece si è molto imborghesita da quello che penso. Io vorrei chiedergli però, a parte di essere abbastanza veloci, arrivo subito tutti per tutti, veloci perché i temi sono tanti, per esempio quello delle banche, MPS, le responsabilità, eccetera. Però perché avvocato, tutte le volte un partito parla dell'altro e non di se stesso? Perché quando in un consiglio comunale, se il bilancio è fatto bene, ma perché non votarlo anche da parte delle opposizioni? Io sono tutti i temi che mi sono posto così in Parlamento. Se quella legge che è arrivata sul discorso delle unioni civili è giusta, è giusta. Se questo tema del fine vita che sta arrivando in Parlamento dovrà essere discusso, eccetera, bisogna discuterlo, vedere, ma non contro qualcuno, perché altrimenti vuol dire che abbiamo perso il valore di quello che è il tema della democrazia, la tuca. Ma perché? Perché la Lega si scaglia contro di lei? Lei si scaglia contro la Lega? No, non ho bisogno di scagliarmi contro la Lega. Anche perché, siccome frequento, qui siamo a Cesena, frequento le piazze di Cesena, io la Lega in piazza Cesena non l'ho mai vista. Quindi non so come. Ma come? Vedo che in mezzo la gente. Evidentemente non frequentiamo le stesse piazze, non lo so. Ma ci siamo visti. Ma a orari diversi, dice Palmizio. Ci siamo una visti cosa, il weekend prima di Natale, una cosa, e l'ho anche salutato sotto il comune di Cesena. Ma perché andava a fare shopping? Perché avevamo due banchetti, uno per la raccolta firme voto subito, e l'altro per il banchetto di Borello. Una cosa più. Che credo sia importante, dici tra di noi, anche per essere onesti, ma io sono convintissimo che il Parlamento e il Governo, a prescindere dalla legge elettorale, o dimostrano di essere nelle condizioni, non solo dal punto di vista numerico, come diceva il senatore, ma anche dal punto di vista concreto, di affrontare i problemi facendo delle scelte che possono essere contestabili da chi è all'opposizione, giustamente, però che sono nelle condizioni, dimostrano di essere nelle condizioni di andare avanti, di affrontare i problemi per il tempo limitato che è a disposizione di questa legislatura, oppure non vale la pena continuare. Da questo punto di vista sono d'accordissimo. Ed è evidente che i cittadini pongono le questioni concrete che riguardano il lavoro, la disoccupazione, l'economia che non riprende e non si occupano né delle vicende dei 5 Stelle in Europa, né del voto subito, perché capiscono che non è che votare subito sia più conveniente di votare tra qualche mese, hanno votato due mesi fa, né della tipologia di legge elettorale. Però noi che abbiamo un ruolo diverso, che non è quello solo di ascoltare i cittadini, che è fondamentale, e di replicare quello che loro ci dicono, ma di interpretare i problemi in realtà, sappiamo, se siamo classe dirigente, che la vicenda della legge elettorale, ce lo dice il Presidente della Repubblica, ce lo dirà la Corte Costituzionale, sappiamo che è importante per quelle che potranno essere le condizioni della prossima legislatura per affrontare i problemi dei cittadini, è un tema centrale. Quindi se vogliamo essere onesti e non fare demagogia, diciamo che tra le emergenze sociali e economiche di questo Paese ci sono il lavoro, la disoccupazione, la crisi economica che ancora non abbiamo affrontato e aggiungo anche il tema di come viene gestito il fenomeno migratorio per i prossimi mesi. Se poi vogliamo essere onesti, diciamo anche che dal punto di vista istituzionale, come parlamentari abbiamo il dovere di sistemare la legge elettorale e di portare il Paese, o di tentare di portare il Paese al voto con una legge elettorale che funzioni, che restituisca ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti, che non è un diritto da poco in democrazia per i cittadini. Io non so se Giulia Sarti, perché dopo ci devo lasciare, abbiate pazienza. Solo vuole una battuta, chiedo scusa, punto anche di vista sulla ospiti. Legge elettorale. Chiara, eh? Io mi chiedo, ma chi l'ha fatta questa legge elettorale che oggi dovrà essere giudicata dalla Corte Costituzionale? Cioè, qui sembra che si stia dimenticando chi i problemi li ha creati, perché nel momento in cui c'è stato una cosiddetta legge Porcellum, che è infelice chiamare così, dichiarata incostituzionale... Che però dovete ringraziare tutti, perché siete stati eletti su delle liste... Noi siamo nati l'8 ottobre del 2007 chiedendo tre cose: due mandati in politica e poi a casa, preferenze nella legge elettorale e cose che appunto voi non farete mai, e cioè basta
condannati dentro al Parlamento italiano. Questi sono stati i tre motivi che hanno spinto questo movimento a nascere, a crescere e a trovare il consenso da parte dei cittadini. Dopo il secondo mandato se n'è andato dei vostri, me ne dica uno. Non ne abbiamo ancora mai fatti più di no, due. No, perché se ne vanno in regione. Non ne abbiamo ancora mai fatti più di due. Mi dispiace, non ne abbiamo ancora mai fatti più di due perché siamo appena entrati nelle istituzioni, al contrario di voi che siete in politica da vent'anni e dite le stesse cose senza mai riuscire a attuare le proposte. Bella parentesi, bella scenetta. La legge elettorale è importante, la sua posizione sulla legge elettorale. La legge elettorale è importante che sia costituzionale. Piace questo confronto, è normale. Molto, molto. Detto questo, la legge elettorale è importante che sia costituzionale. Cosa volete voi? Noi vogliamo semplicemente, quando diciamo va bene qualsiasi cosa, non significa qualsiasi cosa tu cure, significa una proposta di legge che sia costituzionale. È per questo che diciamo, nel momento in cui ci sarà una normativa di risulta da parte della Corte Costituzionale, se si esprimerà il 24 di gennaio e poi con le motivazioni che leggeremo un mese dopo, e dirà appunto le cose che non vanno in questo Italicum, noi vorremmo che questa legge elettorale sua, con i correttivi questo. Fosse applicata alla Camera bene. E al Senato. Detto questo, un'ultima cosa, chi è che ha creato una legge elettorale valida solo per la Camera dei Deputati e non anche per il Senato della Repubblica, sperando e già facendo i conti senza l'oste che il 4 dicembre i cittadini avrebbero detto sì a un progetto di riforma terribile come è stato quello proposto. Mi dispiace, ma è per questo che noi avevamo votato anche contrario al momento dell'Italicum. Ma era legge in quel momento, La legge costituzionale era legge. Tra l'altro, ma non c'era stato il referendum da parte dei cittadini. Ma lo lascia finire, per favore. Certo. Tra l'altro, se coloro che hanno perso il referendum, come me, io ho perso il referendum, ma se non c'eravamo noi, non si sarebbe fatto il referendum. Quindi in quel momento, per voi, quella era legge e in quel momento la Costituzione prevedeva una sola Camera e quindi la legge elettorale veniva fatta per quella sola Camera. Ha capito? Per questo non è stata fatta per l'una e l'altra. Bene, abbiamo capito, mi dispiace, ma non è stata fatta. Tecnicamente, in senso giuridico, anche l'avvocato che mi sostiene ha ragione il senatore. No, non ha ragione il senatore, ma perché è normale che si debba pensare a una legge valida, evidente che la legge elettorale va rifatta perché nel momento che è stata fatta c'era ancora, diciamo, un dualismo. Adesso diciamo che ci sono tre poli. Ma cosa dice? No, perché era stata fatta perché c'era la legge costituzionale che sì, però no, che era stata abbiamo capito, però adesso stavo facendo un passo avanti cioè, per il futuro per il futuro, adesso io sto parlando del futuro. È ovvio che adesso va corretto il tiro, tra pochi giorni inizierà il gioco vero, perché adesso anche la melina di Berlusconi che si parla tramite intervista con Renzi, perché si parlano tramite interviste, questa melina avrà poi finalmente uno sfocio concreto, perché andremo effettivamente, quando la Corte si esprimerà, a valutare quelli che saranno gli schieramenti e tutto. È ovvio che lo scenario politico italiano adesso presenta tre fronti, uno che è quello moderato, di governo, e poi dopo abbiamo due fronti che parlano alla pancia della gente, no? Uno quello pentastellato e l'altro quello che è appeggiato dalla Lega. Quindi questa è quella che è l'evoluzione, quindi per dare un equilibrio forse ci vorrà un sistema elettorale proporzionale con magari delle soglie di sbarramento, ecco, questa è la nostra idea. Musica per Palmizio, che è lì vicino, guarda, una musica questa qui dolce. Io credo che parlare di legge elettorale adesso, prima della sentenza della Corte, che non sarà il 24 di allora gennaio, non parliamone, si ferma. Sia un esercizio retorico. Va bene, il problema vero è che a nessuno va bene questa legge attuale, ma tutti hanno idee diverse sulla legge futura. Quindi è opportuno attendere i paletti che la Corte Costituzionale metterà, perché non farà una legge, metterà dei paletti e poi da lì mettersi intorno. Sentiamo. Tutti i ragionamenti sono validi. Aspetta. No, questa legge elettorale mi permette, Palmizio, va bene un partito, che sono i 5 Stelle, con modifiche, con leggere modifiche. L'Italicum va bene ai 5 Stelle. Se sei ballottato. Ma questa legge elettorale, faccio un provocatore un po' più pacifico, la faranno in tre segreterie. Poi, certo, la democrazia pretende che ci saranno i parlamentari, tre segreterie. Berlusconi. Il PD. Il Forza Italia. Sì, però. Certo. No, Forza però Italia. Io... E probabilmente era popolare, nel CD, solo perché è dentro la maggioranza. Ma se no non ci sarebbe neanche spazio per quello. Gli altri
con tutto il rispetto, si sono messi fuori, i 5 Stelle non vogliono dialogare con nessuno. No, abbiamo non vogliono, detto no, che no, non c'erano problemi per dialogare. Guardate, io come lei è al Senato e alla Camera, io sono al Senato. E al Senato sono un attento osservatore. Da quando siete dentro il Senato, voi non avete dato il contributo ad una legge, forse un piccolo provvedimento, perché avete una mi vostra, spiace, alla Camera è successo il contrario. Abbiamo collaborato su una marea di provvedimenti. Una vostra legittima posizione, che vi porta anche voti, quindi è una posizione che mi secondo me va smentito, perché io invece ho collaborato un sacco di proposte. È quella che con il voto non expedit. Esatto. Non conviene, insomma, ecco, diciamolo all'italiano. E così tutto sommato la Lega Nord, che ultimamente negli ultimi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, fa tutto l'opposto di quello che fa Forza Italia, quindi anche questo è un problema per il futuro, perché ovviamente posso due tweet veloci. Sì, ha finito? Beh sì. Prego, veloce però. No, parlando di lavoro, allora, abbiamo parlato di lavoro, mi trova d'accordo il collega leghista, nel senso che il lavoro è un problema, la CGIL in questo momento sta cavalcando, non come sindacato, ma forse più come un partito politico, il discorso del referendum, per fare massa critica. Bene. Giove, cioè, ho capito. Che se lo siamo inventato, Giove, chi l'ha fatto? Guardate, il Giove, abbiate pazienza. Guardate, siccome la domanda iniziale... Siccome la domanda iniziale era veloci, per favore. Scusi, io non sono abituato. Ma non c'entra niente, cosa batte? Non sono abituato a discutere così, quindi c'entra da due minuti provo a esprimermi. Diamo un minuto. Allora, prima si parlava di com'è lo stato della democrazia, che credo sia una domanda importante. Fornero. Alla vigilia di Davos si dice... l'1% della popolazione mondiale possiede la ricchezza dopo, del 99%. Allora, i referendum della CGIL provano a porre al centro il tema del lavoro. E siccome noi contrattualmente non riusciamo a recuperare la quantità di legislazione che è stata prodotta in questi anni, noi non abbiamo alternative. Abbiamo l'unico strumento è quello di cancellare quelle norme. La CGIL ha utilizzato 75.000 voucher, questo è un dato, anche di più. Dopodiché, quindi... 75.000 voucher su 121 milioni, io inviterei a riflettere sulle proporzioni, onestamente. Inviterei a riflettere sulle proporzioni. Come se dopodiché, mi scusi. Lei provi a chiedere al cameriere che le porta il pranzo, lei provi a chiedere al lavoratore dentro l'albergo nel quale passa, lei provi a chiedere al lavoratore edile che lavora sulle impalcature come viene retribuito, quel voucher quanto vale? Vale un giorno, un mese, un anno? Sicuramente vanno ridimensionati, allora, su questo siamo allora il tema piuttosto è un altro. Il tema è come si fa a garantire a una larga fetta di popolazione un salario dignitoso, una vita decente, cosa perfetto, che in questo momento non si devo riesce a garantire. In pubblicità. Aggiungo solo una cosa. Devo solo andare una cosa in pubblicità, ma lo dici subito dopo perché la terza parte è veloce perché i nostri protagonisti poi debbono andare chi alla Camera e chi al Senato, ci sono leggi da discutere. Tra l'altro credo che ci sia proprio, aiutatemi voi, mille proroghe che mille inizia proroghe da loro. Al Senato, vero? No, è tutto da loro. E forse la concorrenza riprenderà finalmente. Beh, un po' di pubblicità. E le banche. Caro avvocato, è davvero dura passare da un livello storico concettuale, è sempre storia, è sempre vita, è sempre diritto quello del quale stiamo discutendo, ma è veramente, quando mi sono permesso di dire Cicero pro domo suo, ciascuno di noi, ma è il fatto che un po' tutte le categorie economiche, le lobby, quando penso ai magistrati che hanno detto in questi giorni che non parteciperanno a, e quindi lei lo sa, all'apertura degli anni giudiziari, beh, stiamo parlando di una cosa grave, di tutto uno sciopero, la ANM con Davigo ha detto è un errore, insomma, è un paese che si sta spezzettando, che non trova questo filo di ragionamento, questo filo di conduzione, avvocato. Siamo già in... E siamo in diretta. Ma no, io ho condiviso parecchie cose di quelle che sono state dette. E facevo una riflessione, adesso ve la esterno. Uno studioso di diritto commerciale, Francesco Galgano, che molti di voi avranno conosciuto, nella Lex Mercatoria scrive che
verso la parte finale di questo testo, scrive che lo Stato sostanzialmente non ha più ragione di esistere, che la politica non ha più ragione di esistere, che tutto è governato nell'economia globalizzata dai grandi poteri forti, che sono poi i fondi multinazionali, che orientano le politiche economiche e le politiche sociali. Un paradosso, con tutta probabilità, un paradosso con una forza intellettuale notevole, ma è una caratteristica, a mio avviso, predominante nella società e nell'economia di oggi. Alcuni, come devo dire, sempre sul piano del paradosso, dicono non è un caso che la Spagna e il Portogallo, che sono stati per tanto tempo senza governo e senza politica, abbiano il PIL migliore di tanti altri stati. Ma anche questo è una battuta più che altro. Però, a mio avviso, che cos'è che oggi impone, è importantissimo fare? Io capisco le distinzioni e le divaricazioni, però la politica economica oggi è fondamentale. Come si fa? Come fa, ad esempio, la sinistra, che aveva avuto sempre sostanzialmente il predominio nella politica economica del paese, oggi a non dare una visione completa e globale del futuro, ma mi riferisco al ruolo dello Stato nella politica economica. La categoria dello Stato imprenditore, ma perché non viene declinata oggi questo? Ma un altro terreno, il terreno delle autonomie locali. Ma il terreno delle autonomie locali oggi è un terreno di una rilevanza politica incredibile, perché inevitabilmente, sulla base delle tendenze dell'economia globalizzata, avremo un accentramento dei poteri, avremo un forte accentramento dei poteri, e le minori finanze che oggi vengono concesse ai comuni sono una cartina di tornasole da questo punto di vista. E allora, da questo punto di vista, e sulla base di questi problemi, una riforma delle autonomie locali, anche da un punto di vista della Costituzione, del ruolo dei comuni, del ruolo delle regioni, delle città metropolitane. Ecco, tutto questo, a mio avviso, a tutto questo oggi la politica deve dare una risposta. E la deve dare partendo anche dalle divergenze fra i vari partiti e superandole. Grazie, Avvocato. Torneremo su questi argomenti proprio perché stiamo in fase finale, però vorrei fare una controprova, cari protagonisti. Abbiamo due studenti universitari qui che seguono da vicini sempre i nostri dibattiti. Vorrei capire da loro cos'è che hanno capito. Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto oggi è stato un dialogo molto interessante e, partendo soprattutto dalla questione del patto Gentiloni, è stato molto particolare approfondire dinamiche storiche e politiche che hanno i riflessi nella realtà di oggi. Un tema però che secondo me si potrebbe trattare in modo molto approfondito e quindi si collega perfettamente a una domanda che avrei voluto porre all'onorevole Giulia Sarti, che purtroppo ci ha dovuto lasciare, è il rapporto con l'Europa. Ad esempio, c'è un tema di cui non siamo riusciti ancora a trattare, ma anche a livello nazionale non se ne tratta, che è quello dell'elezione del Parlamento europeo, che, se non mi sbaglio, avviene proprio domani, la giornata di domani. E secondo me è molto collegata alla mossa delle 5 Stelle in Europa, ossia l'avvicinamento integriamo, cioè la giornata di domani è per eleggere il nuovo presidente del Parlamento europeo, il vicepresidente e i presidenti di commissione. Esatto. Aggiungo a quello che ha detto l'onorevole Giulia Sarti che non era solo un problema tecnico di partecipazione, ma un problema di scelte in questo tema, su questo tema. In corsa, tra l'altro, vi sono tre parlamentari europei italiani. I più noti sono Pittella del Partito Democratico e l'onorevole Tajani, se non mi sbaglio, per il centrodestra, ma soprattutto Forza Italia. Esattamente. Ho voluto precisare, mi perdono. Ha fatto benissimo a precisare, con i tre candidati principali, che sono quindi il gruppo principale, proprio quello di Tajani, quello di Pittella, quello dei socialisti. E qui però si inserisce un personaggio che è molto particolare. Noi giovani universitari, che siamo molto a contatto anche con le realtà dei social network, vediamo come in realtà il personaggio più presente è proprio Guy Verhofstadt, che è
il responsabile liberal, presidente il liberal, il liberal, proprio quello di ALDE, quello con cui Grillo aveva cercato l'alleanza. Convinto che poi, europeista. Convintissimo europeista, ex premier in Belgio, ed è un personaggio molto, molto seguito a livello giovanile. Per cui potrebbe avere una grandissima forza, e questo potrebbe in realtà spiegare anche un accordo che poteva esserci dietro l'intesa con Grillo per raccimolare voti in vista delle elezioni del Presidente del Parlamento. Un accordo tattico, tattico confondendo sì. quello che i romani e i greci prima, ma i grandi della storia, era tattica e strategia, che sono due cose leggermente diverse. Prego. Salve. Sì, io ho apprezzato molto quando si è fatta la dichiarazione sui problemi della gente, non tanto parlare di legge elettorale, anche se non se ne è parlato molto. E, personalmente io non ho condiviso quando si critica comunque chi decide di andare al voto subito dicendo ma avete difeso fino a ieri la Costituzione e adesso la attaccate. In realtà no, perché se non ricordo male, e mi riferisco all'onorevole rappresentante del Partito Democratico, Matteo Renzi, quando era candidato come segretario del Partito Democratico, molte volte voi scrivete candidato premier, quindi per consuetudine, anche se siamo un paese della civil law, il candidato segretario del partito di maggioranza è il presidente del... come lo fu Berlusconi. Come lo fu Berlusconi, sì, sì. Bene, grazie. Come vedete, dovevo aggiungere qualcosa altro? No. Grazie a loro, perché sono sempre la voce di chi segue. Noi facciamo spesso queste prove, avendo le scuole in studio, proprio per capire cosa pensa la gente e le future generazioni. Quella famosa classe dirigente nuova. Certo che il discorso che ha introdotto l'avvocato è molto interessante. Cioè a dire, bene, legge elettorale abbiamo capito, eccetera, la Giulia Sati che se n'è andata e che ringrazio, i 20 miliardi che sarebbero secondo lei necessari, qui si parla di 8, di 5 per il governo italiano, per il movimento, per il Monte dei Paschi di Siena, quindi il sistema bancario che è un importante e nevralgico per lo sviluppo del paese. Prego. Ma io vado per flash a questo punto, perché ho l'impressione che tante cose stiamo... però dobbiamo arrivare alla fine. Il primo discorso è questo: il lavoro. Qui ne avete parlato a lungo, avete introdotto praticamente la riunione sul lavoro con l'intervista al nuovo, con cui faccio gli auguri di buon lavoro, segretario della CGIL. Io non conosco al mondo un paese, una nazione, una civiltà che possa dare lavoro se non parte dall'impresa. Non lo conosco. Io il lavoro per decreto, non so, e anche il lavoro statale, il lavoro che deriva da istituzioni pubbliche, deriva perché vengono pagate le tasse, e le tasse mantengono le istituzioni pubbliche, dovrebbero mantenere le istituzioni pubbliche, e a loro volta generano e creano occupazione. Ma è l'impresa. Il punto centrale è l'impresa, non è il lavoro in quanto tale, isolato da un contesto che deve essere evidentemente molto più robustito di quello che è attualmente. Ora, sull'impresa in Italia, gli ultimi governi hanno fatto parecchio, intanto hanno cominciato solo a abbassare le tasse, hanno dato alcuni incentivi, ma non è ancora sufficiente per rendere competitivo il nostro sistema, per reggere la competizione mondiale, l'apertura dei mercati. Ora, qui sull'impresa, più che sul lavoro, perché dire che la gente deve lavorare è una cosa, una banalità, è un'ovvietà. Io voglio sentire i partiti sul lavoro o sull'impresa, meglio ancora, cosa dicono. Per esempio, mi dispiace che sia andata via la rappresentante dei 5 Stelle. I 5 Stelle hanno un solo obiettivo, la microimpresa e la piccola impresa. Tant'è che loro, quello che devolvono, dedotte alcune spese, lo vanno a un fondo per la microimpresa. La Lega più o meno segue questo andamento. Io penso che invece un sistema sano, competitivo, debba prevedere la difesa della micro, della piccola, della media, della grande impresa, ma soprattutto debba prevedere un ascensore delle imprese, come c'è l'ascensore sociale. Ci deve essere un ascensore per le imprese.
le imprese da micro debbono o possono diventare medie, da medie possono alcune diventare grandi. Se noi non abbiamo un sistema, da questa grande risorsa che nel nostro paese è rappresentata dall'imprenditoria minore, se questa foresta di bonsai genera solo nanismo, noi non saremo mai competitivi, non creeremo ricchezza e non creeremo occupazione. Questa è la prima cosa. La seconda, devo... ho già finito e poi non parlo più. La seconda, il mondo, le banche. Volevo arrivare, la posso fermare? Sul tema delle banche, sono, perché proprio sul tema delle banche, parto da lei. Lei sa che il presidente dell'ABI, dottor Patuelli, che come sapete è anche presidente della Cassa dei Risparmi di Ravenna, ha detto, sono favorevole a che, in riferimento al Monte dei Paschi di Siena, ma alle banche che hanno combinato qualche guaio nel paese, che siano pubblicati gli elenchi non delle persone, singole persone, ma delle imprese, delle società che hanno utilizzato i fondi di queste banche, le hanno mandate in crisi, non hanno restituito i mutui, i soldi, eccetera. Lei è favorevole con il presidente dell'ABI oppure con il ministro Calenda, che lei conosce molto bene, che ha detto non sa da fare? Sono d'accordo col presidente dell'ABI questa volta. Io sono perché siano resi pubblici gli elenchi, non delle persone fisiche. No, non persone fisiche, no, di tutti coloro, dei primi 100, lui ha detto 100, un numero può essere quello che vuole, si può dire anche una soglia, ma io sono anche, come dire, sarò anche proponente di un emendamento a riguardo sulla prossima legge bancaria. Quindi non, io su questo sono perfettamente d'accordo, massima trasparenza. Però voglio dire una cosa, anche qui in modo particolare alle opposizioni e anche a Forza Italia. Una banca deve fare credito, se non fa credito come vive? Vive anche di finanza, ma noi non abbiamo banche solo finanza, abbiamo banche che fanno attività commerciali, che fanno crediti. Se il paese non tiene per diversi mesi, per diversi anni, non ci sono istituti di credito, intermediari, bancari, finanziari che possono reggere. Quindi il nostro sistema, che era un buon sistema bancario, certamente con lacune, problemi che sono emersi, non però avrebbe avuto quelle difficoltà che sta avendo in questo momento se non vi fosse stata una crisi prolungata. Quindi il problema di fondo è riprendere la strada della crescita, e la crescita si riprende se il tessuto imprenditoriale è un tessuto imprenditoriale solido e competitivo, se gli imprenditori non incomincino nuovamente a investire all'interno della propria azienda. In questo modo si rigenera un circolo virtuoso, che è quello che le banche ovviamente possono dare più credito. Il credito diventa non sempre inesigibile, ma diventa raramente inesigibile. E quindi a questo punto il sistema si rimette in moto. Io la ringrazio perché lei, non solo sul tema banche, ma sul primo problema, ha detto bene, i posti di lavoro non nascono così improvvisamente, cioè il ruolo dell'impresa che è in via di ridefinizione. Noi nel nostro paese siamo sempre stati amanti del piccolo e bello. Posso coniugarlo in questo modo? Ebbene, di fronte alla competizione internazionale, se non vogliamo assumere leggi di protezionismo, dobbiamo passare a fare le reti di impresa, cominciare a immaginare, a sviluppare l'impresa, essere grandi. Non è un difetto, non è che è brutto, non è così, perché lo dimostra la FCA con i suoi problemi che magari in questo momento deve affrontare negli Stati Uniti. Quindi il tema dell'impresa, impresa-lavoro, per dire a Giove, e sono d'accordo con lei. Però su questo tema, banche, guardate, mi rivolgo a tutti voi, perché uno studio dimostra che per il salvataggio del Monte dei Paschi di Siena e di qualche altra banca, ciascuno di noi, voi parlamentari, io, ma tutti i cittadini, 61 milioni perché siamo 61 milioni di italiani, questo salvataggio ci viene a costare, perché lo scarichiamo poi sul debito pubblico. 100, aspettate, rispondetemi dopo, 121 euro.
Avvocato. Meno di quanto spendono in Germania, hanno speso in Germania o in Francia o in Stati Uniti. E meglio di quanto pagano quelle delle quattro banche saltate. Arrivo per tutti, perché queste, la gente nella strada, anche all'onorevole Tucco mi rivolgo, si chiede queste cose. Avvocato, avvocato, su questo tema, bancario, lei che è stato presidente della fondazione, lei che ha favorito per la Cassa dei Risparmi di Forlì questo accordo importante con Intesa San Paolo, che è nelle graduatorie mondiali quella che si presenta molto bene. Ma io condivido le considerazioni che ha fatto il senatore, perché sono del tutto ragionevoli e veramente vanno apprezzate in quanto tali. Le banche, ecco, un altro dei problemi grossi dal punto di vista politico è, al di là di aiutarle le banche, o comunque di aiutarle in una maniera provvisoria, salvo poi il recupero, lo Stato che cosa fa? Cioè, c'è la necessità di una nuova politica bancaria? Perché dico questo? Qual è il rapporto oggi, fra la banca e il territorio, che è sempre stato il rapporto fondamentale dell'attività di una banca? Allora, il problema del localismo bancario per me è finito. Il localismo bancario non esiste più. Non esiste più perché c'è un rapporto poco virtuoso e poco fruttuoso fra la banca, la piccola banca, e un territorio limitato. Esiste un localismo che si deve, anche se ha delle dimensioni societarie oltre il territorio, oltre la comunità locale. Esiste un problema di una banca che si deve continuare ad avere il rapporto con il territorio. Che cosa vuol dire il rapporto con il territorio? Privilegiare, perché questo è fondamentale per quanto riguarda i grandi gruppi, privilegiare nel dualismo e nella duplicità di obiettivi delle banche, finanza e credito, a mio avviso il rapporto con il territorio vuol dire privilegiare il credito. E da questo punto di vista il problema che ci dobbiamo porre, ma che si deve porre anche la politica, è come Intesa San Paolo, che è un grande gruppo a livello europeo quantomeno, se non di più, e come tutti gli altri gruppi di tutto il mondo, si pongono nella loro dimensione societaria, nella loro organizzazione societaria e nelle loro politiche quotidiane la dimensione del rapporto con il territorio. Questo è fondamentale e devo dire, tenuto conto della mia esperienza, che cosa devono fare le fondazioni che sono diventate grandi, perché a questo punto, ad esempio mi riferisco alla fondazione di Forlì, sono 450 milioni di patrimonio e bisogna capire che cosa la fondazione di Forlì deve affrontare con questi 450 milioni di patrimoni. Grazie avvocato, questi sono temi che abbiamo già affrontato, ma torneremo ad affrontare nei prossimi giorni, perché c'è una grande evoluzione a parte del movimento del Paschi di Siena, Etruria, Carife, Carige, eccetera. C'è il tema anche del sistema bancario in questa nostra terra dell'Emilia Romagna e particolarmente in Romagna. E poi aggiungiamo a questo questa riforma così difficile da attuare delle banche di credito cooperativo, quindi il caro presidente sa benissimo, lui viene da esperienza, è stato presidente proprio del movimento cooperativo, di Confcooperative, delle banche di credito cooperativo, il tema della riforma e del ricorso sulle popolari, è un tema, e poi questo tema che riguarda tutti voi. Padoan ha fatto la richiesta, ha detto facciamo una commissione di inchiesta per capire come sono andate le cose. E quindi sono temi che la gente sono sensibili a questi temi qui. Arrivo Pagliuca perché voglio sentire invece l'avvocato. Ma, è una vittoria o la una tuca. Sconfitta? È una vittoria o una sconfitta se le piccole banche, il piccolo sistema bancario territoriale viene inglobato da quelli che possono essere i grandi gruppi bancari? Dal mio punto di vista potrebbe essere anche una sconfitta. Per quale motivo la piccola banca non ha motivo di esistere, deve uniformarsi a quelle che sono regole o quelle che sono i diktat, magari che vengono da Roma o vengono da Milano? Non voglio che le piccole banche paghino crediti dati negli anni, magari a persone, amici degli amici, che poi ci hanno lasciato sul lastrico, perché questo è quello che è accaduto nel nostro sistema bancario. Ci sono tanti immobiliaristi che sono saltati con la crisi del mattone e hanno lasciato grandi buchi a queste banche. Perché
in piccolo a livello locale, in grande a livello MPS o tante altre situazioni. Quindi dal nostro punto di vista non è vero che noi non siamo con i grandi imprenditori come Lega, abbiamo forse una visione un pochino più ampia di quella che ha il senatore dal punto di vista imprenditoriale, anche perché ricordo che il governatore Maroni, Roberto Maroni, e quello che è il governatore Luca Zaia governano due regioni che sono la Lombardia e il Veneto, che sono quelle che forse trainano il nostro PIL, trainano l'Italia in questo momento qua. Quindi non possiamo avere una visione che non andiamo a vedere quelli che sono i problemi della grande impresa. Certo che vogliamo vedere anche quelli che sono i problemi della piccola impresa, dei commercianti. Se ci sono commercianti che non sono riusciti a ottenere un fido di 5.000 euro, ci sono grandi imprenditori che ottenevano 50 milioni di euro senza alcuna garanzia, qualcuno ha sbagliato. E allora sono d'accordo nel rendere pubblico, nel rendere trasparente e andare poi a vedere quali sono le responsabilità di queste persone che hanno concesso questi fidi e quali sono queste persone che gli sono stati concessi e non sono stati capaci di ridarli. Dico solo un'ultima cosa, c'è una legge nel 2012 che ha fatto il governatore Monti, che è quella dei concordati. I concordati, nessuno di noi sapeva cosa erano i concordati, l'avvocato certamente può darmi una mano sicuramente, che ha praticamente fatto sì che quelle imprese che avessero dei debiti da un momento all'altro potevano saltare, potessero continuare a fare impresa con un concordato in continuità, un concordato in bianco, sono tante le caratteristiche ed è modificata dal 2012 ad oggi. Però sostanzialmente si sono visti dei creditori chirografi, che sono tutti quanti, che sono la stragrande maggioranza, lasciati perdere, cioè se avevano un credito di anche 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 euro nei confronti dell'impresa, con un concordato in bianco non potevano più fare azioni legali nei confronti dell'impresa, venivano privilegiate solo quello che erano le banche, quindi il credito privilegiato, e sono lasciati nell'astrico tanti chirografari, fra i quali tanti imprenditori che grazie a questa manovra del concordato non si sono salvate imprese, ma si sono fatte fallire tante altre imprese, perché queste imprese hanno continuato a fare danni. Qui bisognerebbe addentrarci in un tema molto delicato, tecnico, però certamente interessante. Posso dire solo una cosa che ha detto veloce, lei? Velocissima. Io sono preoccupatissimo se vedo all'interno di un consiglio comunale, come si parlava prima, del voto dei consiglieri quando un qualcosa è positivo. Io sono d'accordo che si voti a prescindere dal colore politico della proposta se la cosa è positiva. Non capisco quando si vota qualcosa tutti insieme, in questo caso può essere ad esempio una conferenza sociosanitaria dei sindaci, e quindi quando ci sia ad esempio un voto positivo, magari su un piano dell'ASL, faccio un esempio a caso, e fuori ci siano tanti cittadini, tante realtà che criticano. Significa che i rappresentanti politici, molti, non ci sono più i rappresentanti dei cittadini. Altro tema, classe dirigente, rapporto, democrazia, cosa vuol dire, rappresentanza, cosa vuol dire. Io mi permetto, onorevole, anche a tutti voi, io non so se sia il caso di riprendere su questo tema, forse anche a livello parlamentare, caro avvocato, la banca. La banca che fa la banca che fa servizio e la banca che esercita potere finanziario. Sono tre tipi di banche, sono diverse. Probabilmente in questo Paese bisogna che ci mettiamo anche nell'ordine di idee. Chi fa finanza, fa finanza. Chi fa una banca di servizi, mica è possibile immaginare. Io non vedo in altri Paesi europei che tutto si... Vado allo sportello, faccio tutto. Cominciamo a vedere, e molti dei guai nascono da questo tema. Onorevole. Sulla vicenda banche, allora, massima trasparenza, anche io sono d'accordo, quindi c'è una commissione d'inchiesta? C'è la commissione d'inchiesta, noi abbiamo già approvato una mozione del PD, ma anche di Forza Italia, la scorsa settimana alla Camera. C'è l'occasione della legge, del decreto legge da convertire, quindi se è necessario un intervento normativo per consentire la pubblicazione dei 100 nominativi, facciamolo. Seconda questione, sempre sulle banche, rapporto tra banche e imprese. Allora, noi qui siamo di fronte a una situazione viziosa, un circolo vizioso. Da un lato imprese che falliscono, che comunque non sono in grado di restituire i soldi alla banca, che mettono in difficoltà il sistema bancario, dall'altro il sistema bancario che non è in grado di sostenere, vista la situazione di difficoltà, quello che è l'iniziativa delle imprese. Benissimo. Come si disinnesca questo meccanismo che porta le imprese a mandare in sofferenza le banche e le banche non essere in grado di sostenere le imprese? Io credo anche con gli investimenti pubblici. Cioè, o rimettiamo all'ordine del giorno un importante capitolo di investimenti pubblici, anche contrattando con l'Europa quello che è una maggiore flessibilità rispetto a quelli che sono i parametri economici, o a mio parere non usciamo. Terzo tema che pongo è: andiamo verso un'integrazione coatta e veloce del sistema bancario, traumatica, che è fatta anche da casi che venivano citati, che hanno riguardato anche il nostro territorio.
Questa integrazione velocissima verso grandi gruppi che c'è sul settore bancario sarà in grado di dare risposte ad un sistema di imprese che ancora si sta orientando all'integrazione ai grandi gruppi, ma è ancora molto frammentato? Io credo che un problema ci possa essere da questo punto di vista. Grazie. E che dovremmo farcene carico. Grazie, torneremo anche su questo argomento perché tocca a tutti noi il riordino del sistema bancario. Velocemente però, perché sto andando alla conclusione, uno dopo l'altro. Tu vedi. Giusto salvare le banche, anche se il caso MPS ovviamente... Avvocato, si sente solo rumori di fondo, o lei ci fa conoscere il suo parere oppure... Prego. Dicevo, anche se il caso MPS è stata la dimostrazione di una cattiva gestione della vecchia sinistra-sinistra e non dell'ultima sinistra che abbiamo visto, quindi comunque andava salvata, andavano messi in salvo i dipendenti, i risparmiatori e tutti, ora va rivisto il sistema bancario. Ma se non mi sbaglio, chiedo scusa, non perché io devo dire sempre la verità, ho saputo che già c'è una commissione di inchiesta in Parlamento, non so se alla Camera o al Senato, ma da anni, 4-5 anni che c'è lì, no? Sul proprio caso del Monte dei Paschi di Siena. Più recente, due anni fa, bene, però esiste e non va avanti. Pensate, adesso viene messa all'interno. All'interno di questa commissione prevista. Prego. Chiudendo, no, allora, giusto comunque arrivare a un punto di trasparenza bilaterale, quindi sia per le banche che per i risparmiatori. Ultima cosa, mi ricollego al discorso del senatore, condividiamo, il presidente Alfano tra l'altro però vuole aggiungere una cosa, bisogna intervenire anche sui salari, quindi sui salari che percepisce la gente, quindi cercare di fare un intervento in questo senso. Grazie, io ho 3 minuti a disposizione, fate voi, se no non riuscite a dare il vostro parere finale. Palmizio. Velocissimo sul sistema bancario, io sono uno dei firmatari della mozione alla Camera per la commissione d'inchiesta, d'accordo col presidente Patuelli perché venga pubblicato l'elenco dei... gli insolventi grandi, ovviamente, perché poi le banche vanno... E in questo modo non si la privacy, o come dicono erroneamente privacy, non no, la privacy in certi casi si può tranquillamente saltare, però noi vogliamo che anche vengano individuate le responsabilità dei vertici delle banche che hanno erogato prestiti sapendo che fossero, che erano inesigibili. Bene, grazie. L'ultima, prego. Noi siamo da sempre nel parere di separare drasticamente l'attività di risparmio di retail da quella di finanza. Banche di finanza e banche di risparmio. Grazie. Io faccio un appello alla politica. Io credo che sia necessario e opportuno ricominciare a discutere dei problemi concreti delle persone. In Parlamento giace una proposta di legge di iniziativa popolare che prova a disciplinare meglio il mercato del lavoro. Tra aprile e giugno si voterà su 2 referendum che avranno la possibilità di riscattare i diritti dei lavoratori. Grazie. Solo quelli dei lavoratori? In questo caso stiamo parlando dei lavoratori. No, perché ha detto, stavo parlando di iniziativa popolare. Caro senatore. Replico io al segretario della CGIL. È giusto fare l'appello alla politica per rendere più corretto, sempre più corretto il mercato del lavoro. Però la CGIL non faccia l'errore che ha fatto in passato di ritenere il lavoro una variabile indipendente dell'impresa. Così come ieri riteneva il salario una variabile indipendente dell'impresa, oggi non pensi di fare altrettanto. Noi con gli accordi abbiamo salvato centinaia, migliaia di imprese in questa regione. Ma io do atto al sindacato e alla CGIL di aver fatto in molti casi... di avere avuto un atteggiamento responsabile. Io per esempio non ritengo che sia da tirar fuori per esempio i voucher. Sono robe che credo invece che però un patto per la crescita e non solo per il lavoro, perché la crescita ingloba il lavoro, il sindacato lo debba fare con il governo. Avvocato, era difficile mettere insieme tutti questi temi, non siamo riusciti anche ad affrontare questo tema dei migranti. Io so, vado in giro come tutti voi, sta diventando un problema che non è solo il problema del multiculturalismo, dell'integrazione, è un problema molto complesso che non solo il governo, ma i livelli locali, le istituzioni, non è un problema da lasciare solo i prefetti, i comuni, le regioni, dovremo affrontare perché i prossimi anni noi dovremo fare i conti con questo. Già peraltro Michel de Jaeger, quello che ha scritto Gli ultimi giorni dell'impero romano, dice che uno dei motivi di caduta dell'impero, il grande impero romano, è stato non tanto la pressione degli Unni, i Visigoti, i Vandali, comunque, quanto la dissoluzione
lì c'entro Verre, Catilina, che rubavano tutto andare, ma anche il tema della pressione delle grandi migrazioni, già allora, ma ancora prima con gli ebrei. Quindi è un tema, la fuga dall'Egitto, i temi molto interessanti, questa dell'immigrazione. Vorrei aggiungere questo, però il tempo non ce lo concede. Avvocato, conclusioni. Ma le mie conclusioni sono queste. Certamente il tempo di oggi e i problemi di oggi sono completamente diversi da quelli del primo Gentiloni, per cui non, il raffronto è di per sé inammissibile e in qualche modo non va fatto. A mio avviso c'è un'esigenza, e mi sembra che qui sia emersa in un modo chiaro e ineluttabile, della politica di avere una cultura di riferimento estremamente importante e di guardare il complesso dei problemi da un punto di vista generale. Non si può risolvere problema per problema, ma guardare i grandi problemi da un punto di vista generale, il rapporto con quello che succede nel mondo. Grazie avvocato, grazie ai parlamentari e ai partiti, grandi temi dovrete affrontare nelle prossime settimane, quindi buon lavoro. Ciao a tutti. Grazie.